C'è un tema, quello dei minori non accompagnati, in realtà un macro tema che è quello dell'immigrazione che riguarda tutto il paese, riguarda da vicino anche la Liguria, non c'è solo il confine di Ventimiglia con la Francia, le difficoltà che in questi anni abbiamo raccontato, ci sono anche gli arrivi, gli sbarchi sono stati diversi, quelli nel porto di Genova e allora cerchiamo di fare il punto della situazione, soprattutto sui minori stranieri non accompagnati, con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Genova, Lorenza Rosso. Grazie, assessore, per essere con noi intanto. Grazie a voi, ciao Giorgia. Siamo qua alla vigilia del Ferragosto e parliamo un po' di minori stranieri non accompagnati, che è sempre un tema molto importante per tutta la città e per far sapere anche ai cittadini che cosa si sta facendo, per questa situazione che coinvolge tutti. Assolutamente sì, l'ho disturbata. Intanto so che la prossima settimana è una settimana di respiro per la politica, questo vale un po' a livello nazionale come a livello locale, però a che punto siamo rimasti? A che punto siamo? È un tema di cui si dibatte molto in questi giorni, in realtà è un tema che riguarda in modo trasversale anche la politica. Lei non ha un assessorato semplice in questo senso, c'è stato un tavolo istituzionale dei minori stranieri non accompagnati, com'è andata, come sta andando? Sì, questo è un tavolo che appunto è stato istituito dal Comune di Genova, l'assessorato mio, con quello della sicurezza e quindi dell'assessore Sergio Gambino. È un tavolo che si riunisce periodicamente e proprio prima dell'estate abbiamo avuto questo incontro quindi con la prefettura, la questura, le forze dell'ordine, anche i carabinieri, gli enti del terzo settore che si occupano e gestiscono le comunità dove vengono accolti questi ragazzi, che sono dei setting che erano molto emergenziali nel 2022, ve lo ricorderete perché voi anche come primo canale ci avete sempre seguito in modo anche da far conoscere alla città qual era la situazione rispetto a quel 2022 e a quel luglio 2022 che poi era stato il mio primo approccio col problema. E ecco, direi che la situazione si è sul territorio sicuramente, se non regolarizzata, è notevolmente migliorata, perché appunto intanto le strutture e quindi gli enti del terzo settore hanno anche cercato di migliorare la vita dei ragazzi all'interno delle comunità con attività anche pomeridiane, anche sostenute dal Comune di Genova, con accordi con le associazioni sportive. E soprattutto ci si batte moltissimo per avere dei mediatori culturali in modo che questi ragazzi imparino in fretta la lingua per poter essere introdotti non solo poi in un futuro nel mondo lavorativo, ma anche alle scuole, nelle scuole, che è importantissimo perché per loro è il primo momento di inclusione vera. Però oggi voglio darvi una notizia bellissima che è nata anche da questo accordo attraverso il tavolo, comunque un accordo con ASL 3 e ANCI regionale, che il Comune di Genova ha fatto e il mio assessorato ha fatto, per l'apertura di un ambulatorio che verrà aperto il 30 settembre in Villa Bombrini, che sarà proprio un ambulatorio di screening dedicato esclusivamente ai minori stranieri non accompagnati. E quindi rientra in quello che sono le nuove prospettive, il modello Genova tra interazione e cura, è quindi una nuova progettualità dove vedrà insieme la parte sociale con la parte sanitaria, che come sapete è da sempre uno dei miei punti sui quali mi batto a qualunque livello. Questi ragazzi arrivano spesso con problematiche psichiatriche o di dipendenza importanti e non possono essere automaticamente inseriti nelle nostre comunità socio-educative perché fanno saltare il banco, mentre è giusto che ci vadano quei minori che hanno tutte le condizioni, che quindi sono assolutamente minori come i nostri, come quelli che vivono sul territorio italiano e che hanno solo bisogno di un percorso di inclusione nelle nostre comunità differente. Ecco, Che questo è cosa un primo succede? ambulatorio Ecco, per me.
Assessore, quindi cosa accade dentro a questo ambulatorio integrato che inaugurerete? È un punto che può poi far da partire da lì delle attività e anche un inserimento un pochino meno scioccante all'interno poi delle strutture di accoglienza per dare la possibilità anche di iniziare un percorso di integrazione ai ragazzi? Ecco, sì, esatto. Un percorso di integrazione reale a seconda delle loro esigenze, perché ripeto, ci sono minori che hanno esigenze differenti che devono essere presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale perché le loro problematiche possono trovare una risposta nelle comunità socioeducative. E quindi è un primo intervento dove troveremo un'equipe multidisciplinare, sanitaria e sociale che lavoreranno insieme. Ed è questo il percorso che noi vediamo come il futuro dell'integrazione di questi ragazzi. È un punto fondamentale, ecco perché io e gli uffici, ovviamente, che ringrazio sempre, perché senza di loro e senza i miei uffici delle politiche sociali non saremmo arrivati qua. È un lavoro che prima di tutto arriva sui tavoli, quindi lavorare insieme a Lisa, alla Regione, all'ASL 3, ad ANCI, sono strutture che devono lavorare prima tra tecnici, insomma, che diciamo è quello che poi porta al loro lavoro, all'apertura di questi centri. Questo è il primo. Capite bene che se lì troviamo una equipe multidisciplinare, quindi col lavoro anche sanitario, per noi diventa veramente l'inizio di un processo vero di inclusione. Perché primo, ne aprirete anche altri, poi, secondo lei? Ah sì, certo. Ora è il primo. Speriamo che vedremo i numeri e quindi vedremo come funzionerà e poi se ne aprirà sicuramente anche un secondo. Ora siamo a livello, dobbiamo vedere come funziona e se funziona e in che modo. Però questo per noi è proprio il vero percorso di inclusione, perché questi ragazzi un domani, e dobbiamo capirlo tutti, diventeranno una risorsa se ben indirizzati all'inizio. L'ultima cosa che le chiedo, lo ha detto lei in apertura, è una situazione che è in via di miglioramento, ci sono stati dei momenti di tensione, pensiamo a quello successo anche a San Desiderio. Il messaggio che vuol mandare è che non c'è un'emergenza di minori stranieri non accompagnati a Genova? Direi che in questo anno c'è stato più una situazione costante di arrivi e di poi quindi dismissioni o per la maggiore età o per gli spostamenti stessi dei minori, che ci hanno permesso di controllare di più il numero dei minori sul nostro territorio. Io sto parlando di quelli che emergono, perché ricordatevi sempre che tutto quello che invece avviene, diciamo quando arrivano le navi eccetera, non è gestito dal Comune di Genova ma dalle prefetture, quindi dal governo centrale direttamente, e noi di quella parte di migranti non abbiamo una conoscenza o sugli spostamenti così puntuale come oggi ce l'abbiamo sui nostri minori. A San Desiderio sono stati chiusi entrambi i setting emergenziali, quindi le altre strutture hanno riassorbito più di 50 ragazzi, perché erano 25-25, cominciava la cittadinanza, tanto che insomma lavoriamo insieme ai cittadini e ai comitati che si erano creati, proprio perché comunque anche sul territorio ci vuole un ricambio e quindi anche gli spostamenti quando le comunità non funzionano come dovrebbero. Il comune e sempre i miei uffici fanno controlli continui sulle strutture, quando si accorgono che non si stanno seguendo i percorsi in modo del tutto corretto si interviene, come è successo a San Desiderio, e siamo arrivati quindi poi alla chiusura d'accordo con gli enti del terzo settore che lì gestivano quelle strutture, quindi anche in accordo con loro. Insomma, se tutto si fa insieme poi il risultato arriva, e questa ne è una riprova. Grazie Assessore, buon lavoro, grazie anche per averci dipinto un quadro anche più chiaro rispetto a qual è la situazione dei minori stranieri non accompagnati a Genova. Grazie, buon lavoro, a presto. Grazie a voi davvero dell'opportunità, arrivederci.